Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Scarlatto! Nello scorso episodio abbiamo raggiunto il rango campione e adesso dovrei tecnicamente andare nell'area zero. Tuttavia, tutti quanti sanno che durante le feste natalizie bisogna studiare a più non posso, giusto? Quindi oggi, episodio extra, come vi ho già detto, faremo tutte le lezioni rimanenti della scuola. Quindi sì, cominciamo subito con Biologia 4. Spero di riuscire a finire questo video entro un'ora e mezza. Però sì, come vi ho già detto, farò tutto quanto in un solo episodio. Dovesse anche durare un'ora e mezza, due ore. Non mi interessa. Inoltre skipperò il testo che sembra inutile, insomma. Grazie per aver risposto anche al mio piccolo sondaggio. Le vostre risposte mi saranno utili. A cosa? Dunque, da oggi entriamo nella seconda metà del nostro corso. Facciamo evolvere le nostre conoscenze, come facciamo con i nostri Pokémon. Già, evoluzione, evoluzione! Oggi vi parlerò dell'evoluzione dei Pokémon. Beh, biologia, sarebbe strano il contrario. Man mano che i vostri Pokémon salgono di livello lottando, imparano nuove mosse e diventano più forti, lo sappiamo già. Siamo diventati i campioni di Paldea. Queste sono cose base. Evolvendosi, i Pokémon diventano molto forti e questo fa di loro degli alleati formidabili nelle lotte. Anche perché usare il tuo compagno di classe Jimmy, che sta lì a fianco a te, Tonks, non è una cosa consentita dal regolamento della Lega Pokémon. Però c'è anche chi preferirebbe che il proprio Pokémon conservasse le sembianze che gli sono più care. Come si fa questa cosa? Premere il pulsante B. Annulla l'evoluzione con il pulsante C, B. B, come ben detto, risposta esatta. E A stava per assolutamente no e C per cosa dici mai? Probabile. Ebbene, la formula magica è annulla l'evoluzione con il pulsante B. Anche in vita reale, mi raccomando, premete il pulsante B per evitare che il vostro cane diventi più grande. Ovviamente non è così la cosa. Sì, ci ha anche spiegato della pietra stante. Oh, lo strumento che non fa evolvere i Pokémon. Oppure, oppure ci spiega come far evolvere Primeape in Annihilape. C'è una certa mossa che non ce l'ha più spiegato. Però come vi ho già detto, bisogna usare la mossa peculiare di Primeape, mi sembra 20 o 30 volte, per farlo evolvere in Annihilape. Questi sono indizi base su come far evolvere alcuni Pokémon. E ci sta come cosa, mi raccomando, è biologia. Però non è così interessante. Biologia 5. Suppongo ci siano altre 3 lezioni di biologia e poi l'esame di fine anno. Sarebbe l'ideale, mio caro Zim. Ed eccoci tornati. Salve ragazzi, siete pronti a imparare tante cose nuove? A proposito, vi ricordate quel piccolo sondaggio che vi ho fatto fare durante l'esame di metà anno? Sì? Non so come, ma il preside Clave l'ha scoperto e mi sono beccato una bella lavata di capo. Perché? Cioè, in realtà, vabbè, non importa. Cioè, non è che sia così grave come cosa, soprattutto se non dava punti. A proposito di colorito e colori, oggi vi parlerò della colorazione dei Pokémon, quindi Pokémon cromatici. Esatto. Parla di diversità di genere. Però in alcuni rari casi capita che nascano degli esemplari con delle pigmentazioni molto differenti da quelle degli altri individui della stessa specie. Noi lo sappiamo già, visto che abbiamo trovato un Mudbray e un Vigoroth Shiny. C'è qualcuno che sa dirmi qual è la probabilità di incontrare un Pokémon cromatico? Una su 4096, per essere più precisi. Sì, 4000 non è giusto, però non importa. Circa, mio caro Zim. Esatto, le uova di Pokémon cresciute in luoghi in cui si parlano lingue diverse fanno eccezione. Sta parlando del metodo Masuda. Il punto è che non abbiamo un dito, beh, non italiano, noi, quindi non posso applicare il metodo Masuda per i miei Pokémon. E sta parlando adesso anche del Chrome Amuleto, che si ottiene però una volta finito il Pokédex, catturando tutti i Pokémon del Pokédex di Paldea. Quindi ci vorrà un bel po' di tempo per me per prenderlo. Non che io sia così tanto interessato a prendere Shiny, visto che, indovinate un po', ho già dei Pokémon Shiny. Però c'è come cosa se vi interessa avere un, non lo so, Charizard cromatico, prego. Biologia 6. Inizierà a momenti, seguimi, ti accompagno. Una cosa che non farò, almeno non credo di fare, durante la mia permanenza qui all'Accademia, sarà il parlare con tutti gli insegnanti nelle varie classi, perché mi sembra un po' inutile a meno che non dicano cose interessanti, quindi inizio la lezione finale forse. Esatto, ci sono 3 lezioni più l'esame.
Quindi questa è effettivamente la nostra ultima lezione. L'argomento di oggi saranno le forme dei Pokémon. Due Pokémon possono avere un aspetto diverso, anche se della stessa specie, giusto? Guardate Unown, per esempio. In determinate condizioni, certi Pokémon possono cambiare forma, giusto? Per esempio, sai Clizzard? Ah sì? Il Pokémon su cui la gente sale comunemente in Groppa Paldea presenta tre forme. Forma base? Ah sì? Ok. E infine la forma cavalcatura, che è adatta per farvi salire in groppa. Non abbiamo mai visto questa cosa perché noi abbiamo non un Cyclizard. Però, un altro esempio familiare è un apparecchio che tutti sicuramente avete. Il telefono. Alcuni smartphone infatti, contengono un certo Pokémon. Quale Pokémon? Ovviamente è un Pikachu, è un Rotom. Tonks, te ne intendi sia di Pokémon che di tecnologia, eh? Si chiama letteralmente Rotom Smartphone Zim. Comunque, i Rotom normali possono entrare in vari apparecchi come lavatrici e forni a microonde. Magari ci spiega come far evolvere... come far cambiare forma a un Rotom? Io ricordo, per esempio... Ah no, spiega semplicemente le forme, ma pazienza. Quando un Pokémon assume una forma diversa, può cambiare anche il tipo o alcune mosse. Vedi appunto Rotom. Al contrario dell'evoluzione, quando un Pokémon cambia forma, può anche tornare a quella originaria. Sì, hai ragione. Insomma, il cambiamento di forma è proprio un fenomeno complesso. Potreste prendere l'esempio dei Pokémon, in un certo senso. Perché devo cambiare il mio vestiario? Non l'ho capita come cosa, però sì, pazienza. A proposito, quasi dimenticavo. Le forme regionali denotano aspetti diversi dal comune, tipici di specifiche regioni. E queste forme non possono essere cambiate poiché sono basate su caratteristiche innate che bla bla bla. Un esempio lampante di questo è Exeggutor di Alola. E lo devo dire assolutamente perché ho appena rivisto, ho appena finito di rivedere l'anime di Pokémon Sole e Luna e anche Esplorazioni, sai, per questo. Dove appunto spiegano che la tecnicamente vera forma di Exeggutor è quella di Alola e Exeggutor Kantiano in realtà non è la forma giusta di Exeggutor, solamente perché ovviamente sta meglio ad Alola a quanto pare. Comunque, ecco qui l'esame finale del professor Zim. Non me lo aspetto molto complesso, però mi aspetto ottime ricompense, professor Zim, e non caramelle esperienza S. Oh mio Dio, Alecrox. Zim, Alecrox. Salve ragazzi, oggi si terrà l'esame finale. Includerà tutti gli argomenti trattati finora, anche quelli di inizio anno. Non abbiate fretta, pensateci bene prima di rispondere. Bisogna fare 4 risposte esatte, se non sbaglio, eh. Quale dei seguenti metodi rendono più facile la cattura di un Pokémon? Paralizzarlo. Dargli una bacca sì, ma solamente in... let's go, praticamente. Quindi, suppongo intenda uno, perché non ci sono numeri là sopra, però... Ah no, aspetta! Quale seguenti metodi rendono più facile la cattura di un Pokémon? No, uno, per forza. Ah no! Quanti? Ok, quindi 2. Perché paralizzarlo e coglierlo alle spalle, tecnicamente. L'unico modo per trovare nuovi Pokémon è catturarli o fare scambio, vero o falso? No, è possibile fare anche uova di Pokémon, quindi falso. È possibile far evolvere un Pokémon che ha una pietra stante usando una pietra focaia o altri strumenti evolutivi? Sapete che non lo so. Credo di no e tu debba rimuovere la pietra stante dal Pokémon. Perché altrimenti le evoluzioni via scambio funzionerebbero, quindi... Non è possibile. Non dovrebbe essere possibile. La probabilità di un Pokémon cromatico è su 4096. Il Pokémon denominato Oricorio presenta 3 forme, non ne presenta 4. Giusto? Spettro, Psico, Fuoco, Elettro. Sì, falso. La domanda che non influisce sul voto. Come... Mi sa che prenderei un'altra strigliata. Come vi sono sembrate le mie lezioni? Anche se non mi sono ancora abituato al ruolo di insegnante, io mi sono divertito un sacco. Sono state decentemente divertenti, quindi vai. Bene, che vi piaccia o no, il tempo è scaduto. Sapete, queste domande sono leggermente più complesse di quelle dell'esame di metà anno e la cosa mi va molto molto bene. Oh mamma mia, ci ho messo davvero così tanto tempo per fare solamente biologia. Va bene, non importa, farò tutto quanto come vi ho già detto. 3 risposte esatte, fine anno, 4, ok. Dai. Yes! Immaginavo che bisognasse togliere la pietra stante. Era ovvia come cosa. Promosso! Congratulation! M. Caramella esperienza M. Domanda, c'è ancora biologia? No, biologia è sparita. Perfetto, quindi devo fare tutte quante le lezioni. Non importa.
Vi ho detto e vi ho promesso che l'avrei fatto. Inoltre Papi deve regalarmi quella bellissima felpa in cashmere e quegli orecchini brillanti. Quindi andiamo. Sì, sono Sharpay Evans oggi. Allora, bentrovati ragazzi. Complimenti per aver superato l'esame di metà anno. Che abbiate preso il massimo dei voti o che ve la siete cavati per il rotto della cuffia, sono sicura che avrete dato tutto il massimo. Era semplice, molto semplice. Siete passati tutti, dal primo all'ultimo. Da professoressa non potete chiedere di meglio. Una classe intera a cui piace la matematica. Sì, va bene. Allora, sì, cosa facciamo? Aumentare di molto. Oggi parleremo dell'aumento delle statistiche. Sapete già che durante la lotta le statistiche di un Pokémon possono aumentare o diminuire. Per esempio, se un Pokémon usa Cuor di Leone, il suo attacco e quello speciale aumentano di un grado. Ah, si chiama grado ufficialmente, perfetto, non di un punto. E quando l'attacco e l'attacco speciale sono di gradi più alti, i danni aumentano del 50%, vero? Se poi quel Pokémon usa di nuovo Cuor di Leone, queste due statistiche salgono in un altro grado, facendo aumentare il danno fino al 100%, quindi sarebbe il danno per due, il famoso danno per due. Si possono usare fino a 6, se va bene, qual è la domanda? Se un Pokémon usa Danza Spada due volte, il danno viene quadruplicato. No. Viene triplicato, giusto? Esatto, perché sarebbe per 3. Quindi non, attenzione, non è quadruplicato, non è per 2 per 2, è più 50% più 50%. Sarebbe 200% unito al 100% prima, quindi sarebbe 300%. Sì, era 300. Sappiate questo? Va bene, sappiamo già queste cose. Sì, 300%, in altre parole i danni triplicano. Sì, grazie. A questo calcolo vanno poi aggiunte le modifiche relative al rapporto di tipi e l'eventualità di un brutto colpo. Ok, quindi in realtà è interessante, almeno da un punto di vista tecnico, perché non so la formula del danno a memoria, perché è un po' complessa, però questo vuol dire che l'aumento della statistica viene calcolato prima delle super efficace o no. Aumentano di molto, salgono due gradi, ma aumentano moltissimo, sale di 3 gradi. Ci sono pochissime mosse che fanno queste cose. Ad esempio, mi sembra Cotton Scudo e Coda di Luce fanno aumentare di 3 gradi la potenza dell'attacco speciale e della difesa fisica. Però, non importa. Alla prossima! Sì, è strano. Ci sono pochissime mosse che fanno più 3 di grado ad una mossa, però sono decentemente buona. Coda di Luce è buona solamente su un Pokémon, però, anche se la impara Volbeat, ma sto parlando di Manaphy, eh. Allora, matematica 5, perché la matematica non è un'opinione. Quando è che ci spiegheranno? Ah, Tima è la sorella gemella di Rima. Lima, non Rima, ho sbagliato il nome, non importa. Sono sorelle, sono uguali, dai. È lo stesso modello dell'insegnante, solo che una ha un braccio sulla testa e l'altro no. Bentrovati, ragazzi. Pronti per un'altra entusiasmante lezione? La volta scorsa, sì, ok. Sì, ok. Oggi tratteremo delle percentuali, perché questa lezione è sul calcolo delle probabilità. Non lasciatevi intimorire da questa parola, in realtà è un concetto che già conoscete. Pensate alle mosse di un Pokémon, spesso vanno a segno, ma altre volte no. La cosiddetta precisione di una mossa è basata sulla probabilità. Prendiamo ad esempio Azione, questa mossa ha una precisione del 100%, ovvero del 100%, vabbè. Cosa significa? Che se sarà 100 volte andrà a segno tutte 100 le volte. Un altro esempio, Ipnosi. Questa mossa può far addormentare l'avversario e ha una precisione di 60, quindi del 60%. Ero sicuro che fosse 65, ma boh, ricordavo male. Questo significa che circa, se usata 100 volte, fallirà 40 volte su 100, ma non è precisa come cosa, vabbè, non importa. Generalmente, le mosse più potenti sono anche quelle con una precisione minore. Sì, dillo a Spadon Carica, dillo a Esplosione, vabbè. Quindi, quando decidete se andare sul sicuro usando una mossa che va sempre a segno, oppure se rischiare usando una... vabbè, non importa. State basando la vostra scelta sulla probabilità. È più facile studiare così, non è vero? Beh, sì, anche per questo a volte uso Tifone, a volte uso Etere Lama su Paimon. Surf e Idropompa potrebbero andare bene. Surf a 100, quindi garantisce sempre un danno di 90, mentre Idropompa, precisione 80, ma se va a segno fa 110, quindi fa più danno. Surf e Idropompa, quale mossa che scegliereste? Dipende dai casi anche, eh? Ti piace tenere aperte tutte le possibilità, eh? La verità è che non c'è una risposta giusta. Ho ragione, allora! Dipende dai casi, ovviamente, eh? Comunque. Le mosse possono avere più o meno pp. Colpire una volta o colpire più volte. Tosse anche. Ma non ce ne sono di giuste o sbagliate. Allora perché non mi hai fatto il ding del giusto o dello sbagliato? Tima. A me però piace il tipo roccia. Quindi preferirei piuttosto un paragone fra Frane e Pietrataglio. Che lei utilizzi... Boh, non lo so. Magari rima... Ah, ho capito.
una seppellisce i Pokémon e l'altra usa i Pokémon spettro seppelliti dalla sorella. Vabbè, non importa. Ultima lezione di matematica. Prima o poi finirò tutto quanto e non vedo l'ora di finire tutto quanto. Sì, sono pronto per seguire matematica 6. Adesso una domanda sarà... Ah, qual è il tipo preferito della professoressa Tima? Probabile, probabile. Chi c'è con noi in classe? Pepe? No, Nemi. Bentrovati, ragazzi. Allora, cosa devo fare? Sì. Le probabilità possono essere molto interessanti. Per esempio, se in una classe ci sono 40 studenti e c'è il 90% di probabilità che almeno due di loro compiano gli anni lo stesso giorno. È vero, giusto? Mi sembra di sì. Affascinante, no? Soprattutto se pensiamo che in un anno ci sono più di 300 giorni. Ad ogni modo, finora vi ho spiegato come alcuni fattori influiscono sul calcolo dei danni subiti da un Pokémon. Abbiamo visto il rapporto tra i tipi, i brutti colpi e l'aumento delle stats. Tutti questi fattori si moltiplicano, contribuendo a determinare la quantità di danni che andrà a ridurre i PS dell'avversario. C'è anche un altro modo per incrementare facilmente la potenza di una mossa? Chi sa dirmi qual è? No, basta usarne una dello stesso tipo del Pokémon che la sferra, il cosiddetto Same Type Attack Bonus. Il danno viene moltiplicato per 1,5. Se avete l'abilità adattabilità, invece, farete più danno ancora. Ma non importa, se non sbaglio dovrebbe essere il doppio del danno preciso, ma non importa. Ok, qual è la domanda? Chi sa rispondere a questa domanda? Se un Pokémon usa una mossa del suo stesso tipo con una potenza di 100 contro un avversario che è debole nei confronti di quel tipo, quale sarà la potenza della mossa? Allora, usa una mossa da 100, poi per 2 per la super efficacia, quindi 300. Serve avere un portento, portato per la matematica, Tonks. Bravissimo. Sì, anche se credo che in realtà il calcolo sia leggermente diverso, ma non importa. Poco diverso, perché la formula è più complessa di questo, ciccia. Alla fine la nostra mossa diventa 3 volte più potente. Incredibile, non è vero? Però sì, per quello conviene sempre usare Pokémon che hanno mosse del loro stesso tipo. Vi consiglierò sempre, a parità di potere di attacco, insomma, di usare una mossa acqua se il vostro Pokémon è di tipo acqua, in confronto a un altro Pokémon che non è di tipo acqua, che ha la stessa mossa di tipo acqua. Però non importa. E alla fine è puntando su quelle che si riesce a dare il meglio. Se c'è una cosa che vorrei che ricordaste sempre, è proprio questa. È anche una cosa molto elementare, è vero, ma proprio per questo, forse, ancora più valida. E così anche quest'ultima lezione è volata via. È il momento dell'esame di matematica, che fallirò con 1 su 5, conoscendomi. Fortunatamente non dovrebbe essere così complesso, perché sono cose iperbasilari, però, ripeto, è più complesso l'esame di fine anno di quello di metà anno, quindi è normale che ci siano domande un po' più oscure. Intanto si è fatta notte, perché Gengar c'è solamente quando c'è la notte. È divertente pensare che stiamo facendo lezioni serali adesso, ma non importa. Tima, sono pronto per l'ultimo esame. Allora, siete pronti per l'esame finale? Vi ho sempre visti molto attenti durante le mie lezioni, sono certa che non avrete problemi. Cominciamo. Se si spendono 3000 poké per acquistare Mega Ball da 600 luna, quante se ne possono ottenere al massimo? 3000 diviso... sarebbe 30 diviso 6, giusto? Quindi sono 5. Non arriviamo a 10, quindi è... sì. Le Mega Ball costano 600, così tanto? Ah, vabbè, 5. Se si infligge un brutto colpo ad un Pokémon erba con una mossa di tipo acqua con potenza 100, la potenza effettiva della mossa è... non mi dici che è stab, quindi la potenza della mossa è dimezzata perché resistenza, quindi è 50. Qual è solitamente la probabilità di infliggere un brutto colpo usando la mossa pietra taglio? Allora, a quanto pare è 12%, ma non dovrebbe essere... Ah no, aspetta! Sarebbe 12,5, quindi sì. Se un Pokémon usa danza spara 2 volte, il suo attacco aumenta di 4 gradi, ossia i danni arrivano al per 3, quindi triplicano. Sì? Sì. Quando un Pokémon di tipo roccia acquisisce il teratipo roccia, di quanto viene moltiplicata la potenza delle mosse di quel tipo? 2. La teracristallizzazione ha lo stesso identico effetto per un Pokémon che ha lo stesso tipo, insomma, di adattabilità, quindi è per 2. Il tempo è scaduto? Consegnati, per favore. E adesso vediamo se abbiamo superato matematica o se devo ripetere l'esame. Ho il vago sospetto che le domande siano sempre uguali, quindi se avete qualche dubbio... vedete le risposte che ho dato all'esame, se sono corrette, ovviamente.
Allora, l'ho superato l'esame? 4! Ho sbagliato una domanda! Oh! Ok, dovrò controllare che cosa ho sbagliato? Oh! Beh, che vi ho detto che avrei fallito un po' di matematica? Non importa, l'ho superato. Storia! No! Anzi, sì, per forza. Storia, educazione artistica, a quanto pare sono incredibilmente importanti. Vi ricordo quindi storia ed educazione artistica, prestate attenzione. Non tanto per me, ma per la lore del gioco. Morazia era... Ah, sì. Ehi là, testoline, proprio come la vostra vita, anche la storia avanza giorno per giorno. Anche oggi avrei voluto continuare il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie che c'è là, ma immagino che l'esame di metà anno vi abbia già sfiancati e spossati, come minimo. Dunque, per permettervi di tirare un attimo di fiato, ho pensato a un cambio di programma. Un diversivo fa bene al corpo e alla mente. Quindi oggi vi racconterò una fiaba che si tramanda a Paldea da tempi antichissimi. Oh, lore! Tanto tempo fa... Oh! So di che sta parlando, ok. Allora. Tanto tempo fa c'era un re che, più di ogni altra cosa, amava collezionare tesori. Questo re aveva una predilezione per i tesori di altri paesi. Un giorno, un mercante dell'est sentì parlare di questo sovrano e decise di recarsi da lui. Una volta giunto al suo cospetto, il mercante dispose 4 tesori di fronte al re. Un antico vaso, una spada, una serie di tavolette e dei gioielli ricurvi. Il re, di fronte a cotanta ricchezza, si mise a fare i salti di gioia e in cambio di quei 4 tesori lo ricoprì di monete d'oro. Tonks, visto che ho avuto la sfortuna di incrociare il mio sguardo, uno dei tesori di cui ho parlato sono tavolette. Sapresti indovinare che uso avessero di preciso? Se non sbaglio, erano letteralmente le tavolette... perché questa è una favola cinese, eh? Però, sì, erano tavolozzi dove si scriveva roba, giusto? Esatto, così vi voglio sempre attenti e sempre pronti a usare la vostra testolina. Questo è importantissimo, però, queste tavolette di legno erano utilizzate nei paesi dell'est per scrivere, esatto. Anche perché in un anime che io adoro, forse uno dei miei preferiti in assoluto, ossia Honzoki no Gekko Kujo, chiamato anche Ascendance of a Bookworm, lei, Mine, prova a fare le tavolette ispirate all'antica Cina. Devo ringraziare gli anime allora per queste cose, grazie. Ma come già sapete, il loro utilizzo è andato via via scemando con il diffondersi della carta e anche della carta fatta con la pelle di animali, ma non importa. Il re della nostra fiaba considerò quelle tavolette un vero e proprio tesoro? Forse erano di ottima fattura o forse riportavano degli insegnamenti di grande importanza? In ogni caso, il re ottenne i 4 tesori e quella stessa notte una terribile sciagura si abbatté sul castello, radendolo al suolo prima che sorgesse l'alba. Peccato, il tempo è volato. Questa è importantissima. Questa fiaba è arci importante per alcuni Pokémon che noi vedremo più avanti comunque. Se vi interessa sapere come va a finire la nostra storia, venite a farmi visita al di fuori dell'orario di lezione, d'accordo? Wow, quindi devo andare da lei? Adesso? Ho il tempo per farlo? Non vorrei che ce ne parlasse alla fine del suo dialogo standard, intendo. Quindi per adesso andiamo avanti con le lezioni, poi vedremo cosa vuole la tizia di storia. Morazia. Inizierà a momenti, seguimi, ti accompagno. Ehi là, testoline, ok, sì. Spero che non abbiate già dimenticato quello che abbiamo studiato nella prima parte del corso, perché ovviamente c'è nell'esame finale, vero? Ricordate la voragine di Paldea e la sua parte interna denominata Area Zero? Intende dire la zona proibita dove devo comunque andare con... probabilmente 3 persone molto importanti di questo gioco? Vabbè. Questo misterioso cratere è riuscito a catturare l'interesse di innumerevoli persone, tra cui il fu imperatore di Paldea. Si narra che 200 anni fa, ricordiamo le date, mi raccomando, qualcuno finalmente riuscì a raggiungere nelle profondità più remote. A portare a termine l'impresa fu un gruppo di impavidi esploratori, conosciuto con il nome di Squadra di Osservazione Area Zero. Osservazione. Questo gruppo era formato da veterani di molte battaglie, studiosi dell'intelletto sopraffino. In breve, da gente d'incomparabile talento venuta dai 4 angoli di Paldea. Tra di loro, ricordiamo in particolare Callugaris,
un uomo tanto abile nella scrittura quanto nel campo della storia naturale, Calugaris. Ok. Al ritorno dall'area zero, questo ricercatore utilizzò il suo talento di scrittore per regedire e pubblicare un resoconto dell'intera spedizione. Visto che ha avuto la sfortuna di incrociare il mio sguardo, eccolo qua. Come si chiama il gruppo dell'area zero? Si chiama squadra di osservazione, inizia con la S. Esatto, e dire che pensavo di averlo detto così, un po' en passant, eppure che attenzione. Ricapitolando, il nome esatto è squadra di osservazione area zero. E il resoconto stilato da Calugaris, con la U, mi raccomando, membro del suddetto gruppo, si può trovare tutt'oggi in qualche libreria. Se non vado errato, eccolo qui! L'operazione in questione è nota come il libro, con il nome di Libro Scarlatto, che noi leggeremo a fine corso. Suppongo che Violetto ovviamente avrà la parte di libro violetto e non scarlatto. All'epoca della spedizione, l'intera regione di Paldea era presa da una vera e propria febbre dell'area zero. Il libro scarlatto andò lentamente a ruba, si può dire che tutti ne avessero una copia. Tuttavia, il libro in sé era pieno zeppo di descrizioni fantasiose e illustrazioni davvero poco plausibili. E così la gente cominciò a considerare Calugaris un bugiardo. Va da sé che i lettori iniziarono persino a dubitare che questo gruppo fosse riuscito a davvero a raggiungere il fondo della voragine. Così il libro scarlatto fu trattato dalla stregua di un libro di favolette, finendo per prendere polvere sugli scaffali dei negozi di libri usati. È un gran peccato, in effetti, però... Se nessuno torna nell'area zero per verificare queste cose, è normale che la gente prenda queste cose con le pinze. Domani, anzi oggi, ultima lezione di storia. Quindi cominciamo. Ultima lezione, vai. E poi c'è l'esame e devo stare attento. Che ore sono? Oh, è tardi. Per me intendo, non per il gioco. Però non importa, continuerò fino alla fine, finché non mi perdo le corde vocali. Ehi là, testoline. Ok, ultima lezione. L'ultima volta vi ho parlato della squadra di osservazione dell'Area Zero e della loro spedizione di 200 anni or sono, dico bene? In fondo non era poi così tanto tempo fa, ci stiamo avvicinando al presente. Non apprezzo affatto che nell'insegnare storia ci si debba muovere verso il futuro. Non sarebbe più affascinante invece il percorso inverso? Ok? Ovvero, partire dal presente per poi addentrarci poco a poco tra le nebbie del passato? Sì, professoressa. Tu sì che mi capisci, Tonks. Purtroppo, però, mi tocca obbedire alle linee guida ufficiali. Altrimenti chi lo sente, il nostro caro preside? Vi ricordo che tutti i professori l'anno scorso non c'erano, tutto il corpo docenti, causa Team Star e disastro del vicepreside, sono andati a fare altro praticamente. In questa nostra ultima lezione vorrei parlarvi della storia del fenomeno Terra Crystal, lore, la tecnologia su cui si basano le terasfere, d'altronde, viene anch'essa dall'area zero. Ah, l'esplorazione dell'area zero continuò ancora per molto tempo, anche dopo la spedizione della squadra di osservazione. E in circa 140 anni fa vennero scoperti dei Pokémon ammantati di una luce misteriosa. Probabilmente avete già capito che si trattava di... vabbè, sì. Tuttavia, una volta portati in superficie, quei Pokémon persero la loro luce e il fenomeno Terra Crystal rimase per lungo tempo un mistero. 10 anni fa, e ormai si parla di avvenimenti praticamente attuali, purtroppo, qualcuno di vostra conoscenza svelò questo mistero. Tonks, visto che hai avuto la sfortuna di incontrare il mio sguardo... Suppongo... Olim. Oddio no! Credo sia Olim. Esatto, ok, perfetto. Perché sappiamo che Clavel comunque studiava in un laboratorio Pokémon. Mi è venuto un dubbio. Esatto, i miei complimenti. Ti sarei appena trasferito in questa scuola, ma si vede già che hai la passione per lo studio. All'incirca 10 anni fa, ossia quando è... quanti anni ha, Pepe? Beh... Oh, giusto. L'infanzia rovinata di Pepe. Scoprì che i cristalli luminosi dell'area zero, o meglio, l'energia che emettono, è ciò che fa teracristallizzare i Pokémon. Successivamente, queste scoperte presero l'invenzione delle terasfere. Permisero, comunque. Quindi la teracristallizzazione viene dall'area zero, questo mi sta dicendo. L'invenzione che fu poi cortesemente condivisa con la Lega Pokémon e con la nostra Accademia. È in realtà importante anche dal punto di vista della storia dell'anime? Ho scappato qualcosa, whoops, vabbè, non importa. E con ciò si finisce tutto quanto storia, ok? Perché ovviamente noi sappiamo che non ci sarà più Ash nell'anime, a quanto pare. Quindi, molto probabilmente,
ecco la giustificazione del fenomeno Terra Crystal. È un fenomeno abbastanza recente e quindi non ancora ufficiale per le lotte Pokémon, probabilmente per quello. Un po' come l'energia di Eternatus, che fa sì che la Dynamax e la Gigamax possano esistere solamente a Galar, insomma. Vabbè, non importa. È interessante però, è utile come cosa, che ci siano cose legate solamente ad alcune regioni. Esempio, la luce di Necrozma, che dà il potere a Pokémon per le mosse Z. Mentre la Mega Evoluzione non è esclusiva di Kalos. Mi raccomando, le pietre non perdono potere se andate via da Kalos. Comunque, esame finale! Come si chiama la parte interna della voragine di Paldea? Area 0. Questo è facile. Quando è stata fondata questa scuola? 806 anni fa, me lo ricordo ancora. Quale tra questi tra questi tesori non compare nella fiaba di cui abbiamo parlato? Un ventaglio, se non sbaglio. Sì. Ok. Quale membro della squadra di osservazione dell'Area Zero ha scritto un libro? Calugaris, con la U. Ecco perché ho ricordato la U apposta. A quanto tempo fa risale l'invenzione delle terasfere? Circa 10 anni fa. Non troppo tempo fa. Tempo scaduto? Giù le penne, matite e pennarelli. Ripeto, chi fa un esame scolastico con un pennarello? Seriamente, c'è qualche professore che dice: ah sì, usate quello che vi pare, potete anche bucarvi il dito per scrivere con il vero? Vero? Professoressa, com'è che si chiama? La tizia di Harry Potter. Vabbè, ho vinto, no? Cioè, ancora una volta ho sbagliato. Ah, era 805 anni fa forse. Ah, vabbè, non importa. Sempre 4 su 5, non importa. E la ricompensa non cambia, quindi... chiedo scusa, ma... ehi, se supero gli esami non mi importa. Lingue 4. L'altra volta ho dato un po' il bel servito, insomma, a questo professore. Perché, devo ammetterlo, non mi piace così tanto come professore. Però insegna lingue, quindi... Voglio complimentarmi per i risultati dell'esame di metà anno. Siete stati tutti bravissimi. Questa è la voce che io ho dato nella parte tagliata. Are you ready? Yeah! Great answer, ottima risposta. Siete davvero studenti modello. Ok, cominciamo. Però, normale. Durante la prima parte del corso abbiamo visto parole ed espressioni in varie lingue straniere. La seconda parte sarà un po' diversa. Ci concentreremo sull'ascolto. Oh! Pikachu, pika pika. Devo indovinare i versi dei Pokémon. Ti prego, dimmi se sono una scheggia queste cose. Ebbene sì, anche i Pokémon hanno un linguaggio tutto loro. Per noi esseri umani non è di immediata comprensione, ma non significa che non possa esprimere tutta una gamma di significati diversi. Grazie al loro linguaggio, i Pokémon si possono scambiare varie informazioni. Ok. Oh, ci ha fatto vedere... Guardate un attimo là in alto. Sullo schermo, sulla lavagna, intendo. C'è un Raichu kantiano, insomma, e un Raichu aloliano. È divertente come cosa. Possono segnalare l'ubicazione del cibo o la scomparsa di un nemico, davvero? È per questo che anche i Pokémon della stessa specie modulano la voce in modo diverso a seconda delle circostanze. Devo ammetterlo, è molto bello il fatto che abbiano messo a Pikachu la voce di Pikachu e non il Pika! Perché dai, il verso. Secondo voi, che sentimento ha espresso Pikachu con questo verso? Possiamo risentirlo un attimo? È stridulo, non è triste, non è arrabbiato, quindi gioia. Ah, davvero? Quando Pikachu fa così... Rabbia. Rabbia è il verso che fa quando è aggirato. Ovviamente adesso Pikachu non è davvero arrabbiato. Ha fatto solo finta di esserlo. Come faceva a saperlo? Aveva un'espressione così carina. Ah, bravo Pikachu! Woo! E questa era gioia. Oggi abbiamo visto come i Pokémon abbiano a disposizione un linguaggio ricco di espressività. Wow, ti prego... Dimmi che non devo individuare le cose durante l'esame. Però sì, alcuni di loro non hanno un linguaggio verbale, ma comunicano con ultrasuoni, con onde magnetiche o addirittura con la telepatia. Ma adesso è il momento della dritta del giorno. Se punzecchiate troppo il vostro Pokémon mentre gli fate un pokebagnetto durante un picnic, potrebbe arrabbiarsi come ha fatto Pikachu. Ok, non che io voglia fare il picnic, visto che nonostante io non abbia praticamente mai sfiorato Paimon, lei è l'unico Pokémon della nostra squadra che ha sempre retto colpi e non è andata KO più volte quando in realtà la cosa non la volevo. Wow, pensavo fosse i versi di Pokémon, il gioco mi ha trollato davvero un sacco. Anche perché devo ancora imparare tutti i versi Pokémon di nona gen, tranne che Floragato, perché Floragato è un verso iper riconoscibile, idem per Baxcalibur, non come. Miei carissimi studenti, siete pronti un'altra lezione? Are you ready? Yeah!
Bravi, è così che vi voglio. Mi fate sentire fiero di essere il vostro insegnante. Today riprendiamo il tema della volta scorsa. Forza Pikachu, pika pika! Ok, che cosa devo indovinare? Prima era rabbia, sì. Today approfondiremo ancora di più lo studio del linguaggio dei Pokémon. Please Pikachu, a te la parola. Allora, era tono dimesso, è la voce così fievole. Quindi vuol dire che è... tristezza. Bingo, risposta esatta. Quando Pikachu fa così... Pika... esprime un sentimento di tristezza. È il verso che fa quando vorrebbe piangere. Ovviamente Pikachu non è davvero triste. Ha fatto solo finta di esserlo. Facciamo un grande applauso della maestria relativa al nostro amico Pikachu. Woo! Pika! Ok, questa è gioia, per forza. E adesso è il momento della dritta del giorno. Se uno dei vostri Pokémon emette un verso triste come quello che abbiamo appena sentito, siete gentili e stategli vicino. Il che è anche una cosa ovvia. So che lo fareste anche senza che ve lo dica io. Certo, ovviamente fossero reali i Pokémon. Sì, sarebbe più pratico, però non importa. Va bene. Anche se l'ho già detto più volte in video passati, sempre di serie Pokémon, se i Pokémon fossero reali, mamma mia quanto crimine extra ci sarebbe nel mondo. Dai, è abbastanza ovvia come cosa. Poi tutte quante le regioni che si contendono i Pokémon leggendari, mamma mia che casino. Perché sì, il mondo... sarebbe divertente con i Pokémon? Sì. Sarebbe più complesso con i Pokémon gestirli da un punto di vista politico e altro? Assolutamente sì. Anche perché probabilmente ci sarebbe anche sovrappopolazione di Pokémon che nascono dalle uova e poi liberati per Pokémon Shiny. Anche se non credo che la cosa si applichi in quel modo, perché l'albinismo è in maniera diversa funziona in questo mondo. Nel mondo nostro, intendo. Non importa. Perché sì, i Pokémon cromatici sarebbero... vabbè, non importa. Miei carissimi studenti, state tutti bene? Allora, dai, tira fuori Pikachu. Sì. Are you ready? Io ho mal di gola pure. Pikachu, vai. Pikachu, come on! Vai. Vai. Ciu! Che espressione potente. Un sentimento che ci contagia tutti. Secondo voi, che sentimento ha espresso Pikachu? Allora, spero, gioia? Ma certo, Tonks, gioirai al sapere che la tua risposta è very, very esatta. Quando Pikachu fa così... ciu! Esprime esattamente un sentimento di felicità. Sto parlando in lingua straniera anche io, a quanto pare. È il verso che emette quando fa salti di gioia. Anche se non ha saltato, ma non importa. Un applauso per il signor Pikachu! No? Vabbè, d'ora in avanti sono certo che avrete molte occasioni di arrabbiarvi o di essere tristi. La vita è tutta una serie di alti e bassi, proprio come le montagne russe. Ma alla fine c'è sempre qualcosa per cui essere felici, non dimenticatelo mai. Quindi non smettete mai di sorridere, smile! Questa cosa potrebbe venire presa fuori contesto e usata molto molto male. Ma non importa, per ragazzini della classe sua, insomma, ha senso. Quanto non mi piace quel pizzetto. Lo devo ammettere, non mi piace il pizzetto di Salvis. Però non importa. Ah, siamo circa 40 minuti e non abbiamo fatto neanche metà lezioni. Oh sì. Oh, metà lezioni sì, eh. Allora, vediamo quante ne sbaglierò adesso. Pikachu! Oh no! Devo indovinare le cose, vero? Vabbè, non importa. Ready, go! Quale delle seguenti parole significa buono? Dunk e merci vogliono dire grazie, quindi delicious. Cosa significano I love you e je t'aime? Ovviamente buon appetito, giusto? E ti amo. Pika! Era il rabbia, giusto? Pika! Era rabbia, quindi rabbia. Ciu! Abbiamo visto che era gioia, quindi gioia. Chi è l'insegnante di lingue più amato dell'intera scuola? C'è solo un insegnante di lingue! È Salvis, comunque. Ah, sì, però mi raccomando, ovviamente... ah, Zim non può mettere domande strane, ma Salvis può dire... oh, chi è l'insegnante migliore di lingue della scuola? Ce n'è solo uno. Ecco perché non mi piace Salvis, perché a quanto pare il preside gli perdona tutto quanto. Probabilmente a un certo punto... ma non si fanno queste cose, signor Salvis. E lui... what? I don't understand you. What do you mean? Una cosa del genere. Dimmi che ho fatto 5 su 5. Ok, perfetto. Promosso. Certo... fare pieni voti dovrebbe voler dire in realtà 10 caramelle M o almeno
più caramelle L. Dendra, questa è lotta, giusto? Sì. Faremo però prima educazione domestica, insomma. Il coso del cucinare e poi faremo educazione artistica. Questo ve lo dico e basta. Perché la voglio lasciare per ultima. Hey, siamo tornati qui a lottare. Os, bentornati per un'altra lezione di lotta. Allora, bando alle ciance, iniziamo. Metà anno, ok. Ma non è mica finita, eh. Da oggi comincia la seconda parte del corso. Quindi, vedete di metterci di nuovo il 100% dell'impegno. State usando il pulsante R durante le vostre esplorazioni? Ogni tanto sì, per la modalità Let's Go. Potete usarlo per mandare avanti Pokémon. In questo modo potranno raccogliere strumenti distanti. Utilissimo, no? No, per niente. Perché ci metto 2 secondi io ad arrivarci con Coraidon. Se rimandate verso un Pokémon selvatico invece, inizierà la lotta. Ah, ora ci spiega la lotta autonoma. Sì, va bene, in altre parole, lotta senza bisogno. Sì. Fate pratica con questo tipo di lotta per allenare la vostra squadra in modo efficiente e rapido. Soprattutto rapido. Ricordatevi però che salendo di livello con le lotte autonome, i vostri Pokémon non potranno evolversi o imparare nuove mosse. Già, se invece un Pokémon perde la lotta autonoma, tornerà con voi con pochi PS e non andrà mai KO, e quindi dovrete appunto curarlo in fretta. E si rifiuterà di lottare. Aspetta, stop. Si rifiuterà di lottare se ha pochi PS, vabbè. Come si interrompe la lotta autonoma, lo so. Sarebbe con il pulsante R un'altra volta. Posso catturare Pokémon in queste lotte? La risposta è no, però è una domanda, quindi. Nelle lotte autonome il vostro Pokémon punterà sempre a mandare KO all'avversario. Se volete catturare un Pokémon selvatico, dovrete dare indicazioni al vostro Pokémon di una lotta classica, vero? Altre domande, magari? No? Ok. Sappiate però che se ci chiede qualcosa del genere durante l'esame... ora ce lo spiega. Vabbè. Standard, l'ho già detto anch'io. Però sì, ricapitolando, le lotte autonome richiedono un legame saldo. Non è vero, anche un Pokémon che vi odia può essere mandato avanti. Trattate bene i vostri Pokémon e vedrete che avrete sempre il loro rispetto. Ah, bene, peccato, stavo giusto per suggerire una prova sul campo, ma invece no. Oh, Nemia Paumot. Che Nemia abbia Pokémon diversi in questo tipo di lezione, se fate questa lezione, non lo so, prima che si evolve il suo Paumo, sarebbe interessante come cosa. Magari a Paumo al posto di Paumot. Comunque, lotta 5. Vai. Se ogni tanto mi sentite in silenzio è perché sto riposando un po' la mia voce. Vi ricordo un unico video per queste lezioni. Oh, è notte. Os, bentornati. L'altra volta abbiamo parlato delle lotte autonome. Avete provato a mettere in pratica quanto detto? No. Perché l'ho già fatto prima delle lezioni. Con questo tipo di lotte potrete allenare tanti Pokémon diversi, nonché raccogliere materiali, vero? Questo è importantissimo. È il metodo più rapido per avere materiali per le macchine tecniche. Comunque, vediamo un po'. Vediamo un po' se siete ferrati in materia. Per creare MT servono oggetti lasciati dai Pokémon. E un'altra cosa. CL! Crediti Lega. Bravo, novellino. Vedo che di macchine tecniche te ne intendi. Sì. Macchine tecniche. Sono sicuro che uscirà anche la macchina per creare le macchine tecniche. Quindi ci sarà la macchina tecnica. Crediti Lega, che abbiamo raccolto illegalmente grazie a un hacker, vi ricordo. L'ha detto! Spero che una roba simile a voi non passi nemmeno per l'anticamera del cervello. Vero, Penny? Comunque, in ogni caso, potete aggiungere a una lista di desideri le MT che volete creare, in modo da avere sempre sott'occhio quali materiali vi servono. Vero, non l'ho mai usata come funzione, ma c'è. Anzi, l'ho usata per tenere conto delle cose da prendere per Gelopugno. Tanto per, ve lo dico adesso perché l'ho fatto off camera prima della Lega Pokémon, Gelopugno si crea con, mi sembra di ricordare, sudore di Meditite e pelo di Cabchu. Ho anche creato Cannon Flash che ho dato poi a Wisteria. Non vi ho detto come l'ho fatta. Mi sembra servisse qualcosa di Klefki. E Klefki si trova vicino a Las Brasas. Si chiama Las Bra... Burp. Las Brasas, insomma, questa zona qua. Sì, qua sopra ho visto tipo 7 Klefki. Ho mandato avanti Hyperion e li ho sconfitti facilmente. È finita la notte, è tornato il giorno. Wow, abbiamo studiato tutta la notte, yeah! Ultima lezione di lotta. Vai. Finizen! Os, ultima lezione, vi voglio carichi fino all'ultimo. So
so che le vostre conoscenze sono già abbastanza solide. Ormai non mi è rimasto molto da insegnarvi. Ma è anche vero che non si finisce mai di imparare. Quindi la lezione di oggi sarà sulle regole delle lotte in Link. Oh boy, competitivo! Quando due allenatori si sfidano in una lotta in Link, possono farlo in due modalità, la lotta in singolo o lotta in doppio. Se invece a lottare sono quattro allenatori, significa che sarà una lotta multipla. Queste lotte sono un po' diverse da quelle che affrontate di solito nelle attività extracurricolari, sì. Durante la vostra avventura, infatti, potete lottare con quanti Pokémon volete senza restrizioni di livello. Ma nelle lotte in Link ci sono alcune regole speciali, va bene, grazie. Introduzione al competitivo. Nelle lotte senza restrizione, ad esempio, il livello dei Pokémon rimane tale e quale. Potete avere una squadra composta da più Pokémon della stessa specie o dare lo stesso strumento a più Pokémon. Nelle lotte restritte normali, più che altro, i Pokémon vengono portati al 50, in modo da poter far lottare tutti i Pokémon ad armi pari. Inoltre, vale anche per i Pokémon di livello più basso, vero? Quindi nessuna strategia con Rattata che usa rimonte e attacco rapido. Vabbè. Anche lottando con queste regole, potete avere più Pokémon o strumenti uguali. Ah sì? Va bene. Grazie alle regole normali, qualunque Pokémon di qualunque livello può tenere testa agli avversari, purché conosca le mosse giuste. Infine, ci sono le regole alla pari. Tutti i Pokémon oltre il 50 vanno portati al 50. Facile, no? Le regole alla pari sono quelle in cui la strategia conta di più. Queste regole hanno anche altre restrizioni. Ad esempio, non permettono di lottare con più Pokémon della stessa specie e di strumenti che devono essere diversi, vabbè. Ah, domanda? Dai. Ora, vediamo un po' se siete stati attenti. Mettiamo che io voglia lottare appositamente con un Pokémon di livello molto basso. Devi usare le regole pari. Esatto, bravo Novellino. Vedo che sei stato buono e attento. Già, strano che alla pari siano in realtà quelle con livello più basso. Però sì, alla pari si può usare la strategia Fear. Non serve, di solito non importa. Allora, mi sta sanguinando il naso per caso? No, perfetto, allora posso continuare. Ricapitolando, abbiamo già letto la cosa. Basta così. Oh, mamma mia. Ci restano solo due tipi di lezioni da finire. E l'esame di lotta, giusto? Quindi, pronti a lottare? Pronti a fare l'esame? Perché ora faremo l'esame. Ve l'ho detto, anche arrivando a un'ora e mezza, farò solo un video di queste cose. Non mi interessa. Esame finale. Inizierà a momenti. Seguimi, ti accompagno. Davvero ci accompagna per ogni volta che dobbiamo andare a fare una lezione? Alla fine sappiamo dov'è la classe. Vediamo se indovino. Ah, qualcuno è andato al campo sportivo, lol, e ha saltato l'esame. Oggi ci sarà l'esame finale. Allora, tutti pronti? Penne alla mano e fate vedere a queste domande chi è che comanda. Vediamo un po'. Quale tra questi incitamenti aumenta l'attacco e l'attacco speciale durante i raid? Forza, forza! Giusto? Sì. Come si chiamano le lotte effettuabili mandando avanti? Lotte autonome, lotte fai da te. Do it yourself. È un anime che è appena finito, non importa. Lotte autonome. Come si ottengono i CL? Con Lucking. Scambiando i materiali, giusto? Sì. Completa la frase. Lottando in Link con le regole alla pari, il livello dei Pokémon di livello alto viene portato al massimo al 50. Lottando in Link con regole normali è consentito avere più Pokémon della stessa specie e assegnare lo stesso strumento a più Pokémon, vero? E abbiamo finito! Spero 5 su 5. Spero sinceramente 5 su 5. Andate pure in segreteria per i risultati. Eccoci qui, vediamo com'è andata. 4. 5! Yeah! Non so perché ho sbagliato matematica allora l'altra volta e anche storia, ma non importa. Allora, wow. Video molto lungo, è il video più lungo della serie per adesso. Educazione, no, economia domestica prima, poi educazione artistica. Inizierà a momenti. C'è Pepe per caso? Per economia domestica? Avrebbe molto senso. Pepe, 3, 2, eccolo là! Ragazzi, mettete via gli smartphone, inizia la lezione. Alcuni di voi hanno dovuto ripetere l'esame di metà anno più volte, ma sono felice di poter dire che la maggioranza l'ha passato senza problemi. Sono orgoglioso di vedere che avete acquisito delle conoscenze e le competenze indispensabili nella vita di tutti i giorni. Fatemi respirare. Ok. Mi auguro che anche nella seconda parte del nostro corso continuerete ad affinare le vostre abilità domestiche. Ma passiamo ad altro. Uno studente mi ha fatto una domanda sui poteri cibo. Si tratta di un ragazzo che piace molto cucinare, Pepe. A quanto pare si diletta nel fare
le sue ricerche sull'arte culinaria per conto suo. Ha passato notte e giorno a studiare i metodi di preparazione, prestando particolare attenzione agli ingredienti. Ma non riesce proprio a capire come fare per aumentare l'efficacia dei poteri del cibo. Vero, Pepe? Tonks, tu che sei andato così bene nell'esame, sapresti consigliarlo? Cosa dovrebbe fare quello studente per aumentare l'efficacia dei poteri cibo? Per caso è Pepe. Comunque, cucinare in compagnia non fa niente di solito, no? Quindi fare più pratica? La cucina è un'arte più complessa di quel che possa sembrare. Non è detto basti fare pratica per raggiungere i risultati speriati. Aspetta. Per aumentare l'efficacia dei poteri bisogna farci i panini con tanti ingredienti diversi. Sì, ma non era come opzione. Di solito è complicato, ma se si cucina insieme ad altre persone... Ah, ok, perfetto. Della serie altre persone possono aumentare l'efficacia dei poteri. Non lo sapevo, perché nella prima parte del corso ci ha detto non è vero. Ok, chiedo davvero... Ah, sono certo che Pepe adesso in poi collaborerà con gli amici per fare i panini. Oh, dai. Dato che l'identità dello studente è una questione riservata, vi chiederei di astenervi dalla ficca nasale, d'accordo? La lezione termina qui, arrivederci. Ok, volevo vedere che succedeva se rispondevo Pepe, a quanto pare la stessa identica cosa. Wow, ci sta. Quindi cucinare con gli amici rende più efficaci i poteri panino, insomma. È mancato per un attimo l'audio di gioco, la registrazione funziona, sì, perfetto, non importa. Si continua. Economia domestica è un po' inutile per me, soprattutto perché non ho mai usato i poteri panino. Però, ormai, pazienza. Magari ti immagini una domanda... Anzi, vi immaginate una domanda... Chi è lo studente che mi ha chiesto consigli su come cucinare meglio? Pepe. Vabbè, era ovvia come cosa. Che ne sono? Oddio. Ragazzi, mettetevi agli smartphone. Se durante una ricerca sul campo lasciate che un Pokémon passeggi con voi tutto il tempo, la sua colorazione cambia. L'avete notato? Ah, sì? Di certo non può essersi trasformato in un Pokémon cromatico. Vuol dire che è sporco e bisogna lavarlo durante la cosa del picnic. Ha affrontato lotta dopo lotta, ha subito attacchi restando ferito. È stato sferzato da pioggia e vento, si è ricoperto di sabbia e fango. Insomma, è sporco. Capita spesso di vedere allenatori che passeggiano insieme a Pokémon adorabili, ma tutti sporchi. È veramente deplorevole. Pepe. Tonks, tu che non perdoneresti mai un comportamento così vergognoso, sapresti rispondere a questa domanda? Cosa bisogna fare quando uno dei nostri Pokémon è sporco? Fargli un bel bagnetto. Risposta impeccabile. Ero sicuro che avresti risposto bene. Non lavate Mac. O Grimer, però. O Meccargo. Per ovvie ragioni. Anche perché Meccargo ha dio mani e Grimer ha dio vita. Se un Pokémon sporco va lavato, quindi quando fate il picnic avvicinatevi a un Pokémon della vostra squadra e potete fare diverse cose, come lanciargli una palletta o il Pokébagnetto e basta. Prima cosa, strofinate delicatamente con cura il vostro Pokémon con una spugna, facendo tanta schiuma, e poi sciacquatelo con l'acqua, anche se l'acqua viene da dove, chissà dove. Il vostro Pokémon sarà tornato pulito e splendente come una gemma Terra Crystal. Certo che ho una buona faticaccia, ma restituirà PS al Pokémon e curerà i suoi problemi di stato. Inoltre, aumenterà la sua amicizia. Alcuni Pokémon potrebbero non gradire di essere strofinati. Vero, verissimo. Quindi attenzione a non toccare, per esempio, se non sbaglio, la coda dei Pokémon felini. Non funziona molto bene, ma non importa. Va bene. Pazienza, fine lezione, comunque. Volevo dire fine lezione. Tutto quanto non fiato questo video, Già. Ma non importa, sono comunque pronto. Per l'ultima lezione di economia domestica e poi educazione artistica. Allora, economia domestica? Sì, sono pronto. Quack, quack, Psyduck. Ragazzi, mettetevi agli smartphone. Cominciamo la nostra ultima lezione. Da quando abbiamo iniziato, in queste lezioni di economia domestica abbiamo sempre finito con il parlare di alimentazione. Anche se forse è un po' tardi per variare, quest'oggi vorrei parlarvi di un altro aspetto importante della vita quotidiana, il vestiario. Come sapete, nella nostra scuola non vige un regolamento molto restrittivo. Forniamo uniformi per ogni stagione in modo da far fronte alle diversità climatiche di Paldea. Tuttavia gli studenti sono liberi di scegliere quando indossarle, vero? Anche se è strana come cosa. Quando vi siete iscritti, dovreste aver ricevuto 4 set da 2 pezzi, superiore e inferiore, per primavera, estate, autunno e inverno. Se non ci avete fatto caso, vi consiglio di controllare il vostro guardaroba. L'abbiamo visto, se non sbaglio, nell'episodio di Ortiz. L'uniforme della scuola è obbligatoria, ma quanto a zaini e accessori avete libera scelta. E infatti è quello che volevo fare off camera, che non ho fatto perché
mi sono scordato, non importa. Potete scegliere di mettervi il cappello che volete, o anche di non mettervelo, e potete perfino decidere come farvi i capelli. In alcune scuole... Aspetta, in Italia c'è l'obbligo di vestiario in un certo modo a scuola? Mi sa di sì, in alcune scuole private, ma non importa. All'epoca l'acconciatura del professor Salvis, probabilmente, sarebbe stata contro il regolamento della scuola. Ah sì? È letteralmente rasato con un taglio alla destra. Davvero? Contro la scuola? Vabbè, a proposito, io che sono pelato, che devo dire? C'è un'altra cosa che a voi studenti piace tanto personalizzare. È adorabile, mi sono sempre chiesto come si faccia. Vediamo se indovino. Lo smart rotom? Esatto, è quel cosetto adorabile. Mi ha sempre incuriosito moltissimo. Parlo dello smart rotom. Come dite? Ah, adesso capisco. Interessante. Quindi al negozio di Sacco di Delibird si possono comprare delle cover per lo smart rotom. Dovrei forse tornarci? Perché mi sa che adesso abbiamo la possibilità di prenderne altre di cover. Ah, pazienza, domani andrò subito a comprare una cover adorabile come piace a me. Scusate, sto divagando. Abbiamo finito? Come ultima cosa vorrei dire a voi che avete affinato insieme a me le capacità domestiche necessarie della vita di tutti i giorni. La mia non è una materia esaminante come la matematica, i cui voti agli esami contribuiscono a decidere il vostro futuro. Peccato. Tuttavia sarei onorato, non ho letto. Per esempio, quando cucinate vi prendete cura dei vostri Pokémon, o quando vi vestite la mattina. Sembra quasi che vi stia facendo il verso di un po'... Sì, appunto. Vi ringrazio per aver seguito le mie lezioni fino alla fine. La lezione termina qui. Mettetecela tutta con l'esame finale. Dai, Armstrong, sono pronto per l'esame. Sì, è un riferimento a chissà cosa, vero? Allora, economia domestica con il professor Guaro, giusto? Sì. Cominciamo l'esame finale. Allora, ragazzi, è arrivato il momento di mettere alla prova le vostre conoscenze. Esame finale, start! Qual è il potere che aumenta la probabilità di incontrare Pokémon cromatici? Indovinate un po'! Quale tra i seguenti non è un effetto del potere uovo? Le uova si schiudono prima, nascono Pokémon forti, è più facile trovare Pokémon uova. Credo nascano Pokémon forti, perché il potere uovo aumenta solo la possibilità di far trovare più uova. Non è un effetto. E forse si schiudono prima? Non lo so, però non dovrebbe essere la B. Qual è il metodo semplice ma efficace per aumentare l'efficacia dei poteri cibo? Cucinare in compagnia, a casa. Cosa bisogna fare quando uno dei propri adorabili Pokémon si sporca? Il Pokebanchetto. Ehi tu, sei sporco? Metemagno. Pokebagnetto. Un quesito sul regolamento scolastico. È obbligatorio cambiare l'uniforme sia parte superiore che inferiore in base alla stagione? No, è facoltativo. Però interessante. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Posate le penne. Allora, probabilmente... Ok, perfetto. Prima di rientrare, eh? Sì, il voto in segreteria. Forse ho sbagliato solamente una domanda, spero in realtà di no, ma 4 su 5 basta per superare l'esame finale, quindi dovrei stare a posto. Chissà se riceviamo magari una mail che dice, ah, hai superato l'esame, vediamo un po'. 4? No, 5 su 5! M. Continua a fare del tuo meglio. E non abbiamo finito, eh. Dopo educazione artistica leggeremo il libro Scarlatto. Ve l'ho promesso, quindi lo leggeremo. E tutto quanto poi. E poi andremo anche dalla professoressa di storia per vedere se può dirci altro sulla favola che ci ha raccontato prima. Almeno credo. Bentrovati a tutti, ti ho sconfitto l'altra volta. Anzi, mi hai sconfitto. Avete fatto tutti un ottimo lavoro dell'esame di metà anno. Per premiare il vostro impegno, ho chiamato un ospite speciale quest'oggi. Professor Gible? Prego, entra pure, Brassi. Chi è Brassi? Ah, con permesso. Beh, educazione artistica. Lui è un artista. Il mio nome è Brassius. Sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. L'attività artistica di Brassius è incentrata su opere tridimensionali, come le sculture. La sua opera più famosa è il Sunflora arreso a Lost Azones. Chi di voi ha sfilato la palestra di Lost Azones avrà avuto modo di vederla. Sì, vedo alcune facce note. Anche me, forse? Sappiate che siete molto fortunati a poter seguire le lezioni di Oran.
tempo fa, quando avevo perso ogni speranza e mi trovavo nel baratro della disperazione, fu proprio Oran a salvarmi e il mio maestro di vita. Se sono riuscito a definire il mio stile attuale, è soltanto per merito suo. Brassi, vecchia storia a parte, oggi vorrei chiederti di fare lezione nel tuo stile personalissimo. C'è Penny là dietro. Con piacere. Dunque, prima si parlava del sunflower arreso. Qualcuno di voi riesce a capire con quale stato d'animo ho realizzato l'espressione filosofica di rassegnazione di quel sunflora? Tristezza? Arreso? No? Ah no, arreso, gioia. No! Sbagliato! Sono tutte sbagliate! Ah, ok. Quando l'ho scolpito, ero in piena desolazione creativa, quindi era tutto sbagliato. Vabbè, grazie. Se non avessi riscosso successo mi sarei ritirato, abbandonando la mia carriera di artista. Ero pronto ad appendere lo scalpello al chiodo. Per questo si chiama Sunflower arreso, vero? Proprio così, Oran. Ai miei esordi come artista ho sofferto di una grave malattia e ho trascorso un periodo di grande sconforto. Oh! Oh! Ecco perché è così diverso dagli altri capipalestra erba. Ah, volevo creare qualcosa che vendesse, mi importava solo dei soldi e del successo. Le creazioni nate da questi miei pensieri erano solo spazzatura di una superficialità vomitevole. In quei periodi incontrai Oran, che mi aprì gli occhi su quanto fossi piccolo e gretto. Ma è ormai acqua passata, comunque. E quel che riuscì a creare poi fu proprio quel Sunflora. Ma nemmeno io sapevo niente di tutto questo. Sono quelle cose che è più difficile dire proprio alle persone care. Perciò, quando immagino che anche voi adolescenti avete tante preoccupazioni, il mio consiglio è di fare quello che volete davvero, liberamente. Buttarsi da... No. Basta che non dare fastidio agli altri, è chiaro. Questa è una lezione di vita importante. Da parte mia è tutto. Ora come ora sono un po' in imbarazzo, quindi vi lascio. Ciao Oran, e arrivederci, adolescenti. Oh. Brassi, che persona eccezionale. E che lezione meravigliosa. Grazie mille per la lezione. Ah, quindi piangeva anche qui. Ecco perché mi sembrava strano che piangesse, di gioia ovviamente, durante la Lega Pokémon, però ha dei precedenti tecnicamente. Prossima lezione, penultima lezione del gioco, a meno che non c'è la lezione finale con Clavel che ci dice ciao. Magari c'è un altro ospite, wow, quella scultura di Staraptor, ben trovati a tutti. Ahimè, devo farmi le mie più sentite scuse per la scorsa volta. Mi sono emozionato tanto da piangere a dirotto, spero che mi perdonerete. Poi la professoressa Tima mi ha rimproverato molto severamente e ho pianto ancora. Adesso però lasciamoci questa faccenda alle spalle e passiamo alla lezione di oggi. Conoscete le 10 meraviglie di Paldea? Ne abbiamo viste 4-5. Come si può intuire dal nome, si tratta di 10 luoghi da cui è possibile ammirare i panorami più belli della regione. Tra questi, uno dei più facilmente visitabili è il Grande Uliveto, direi. È un vasto campo di ulivi esteso sulle colline che si incontrano sulla strada per Molduccia. La lista comprende anche due cascate, le cascate Furia e la cascata Gran Caldero. Ah, davvero? Nonché l'Alto Picco di Paldea, il punto più alto della regione, sulla vetta della Sierra Napada, che abbiamo visto, ricordo, eh? Sempre sulla Sierra Napada c'è un'altra parete scoscesa il cui nome deriva la sua forma. Ho letto male la frase, non importa. E ora una domanda per voi. Quale può essere la parte del corpo a cui deve il nome la parete a tridente sulla Sierra Napada? La coda? Una coda divisa in tre parti, dici? Ah, sorry. Forse se quella coda fosse come un Tauros, la risposta sarebbe esatta. Non ho studiato educazione artistica, quindi, ebbene. Mano Napada. Ok. Ah, però ha detto tre parti, quindi vabbè. Però, come mano è fin troppo tozza, perciò probabilmente il nome si riferisce alle estremità di qualche Pokémon. Di mani di Pokémon? Inoltre, dalla zona montuosa dell'area 3 Est, si può ammirare una stupenda vista notturna di Liodapoli. L'abbiamo vista quella, il Belvedere Notte Shock. Pare che sia particolarmente amato dalle coppiette. È il luogo perfetto per farsi delle belle foto, o selfie, come dite voi giovani. Ah, ai miei tempi c'erano solamente autoritratti. Tenete presente che al mondo ci sono molti posti turistici decantati per il loro splendore che, visti di persona, si rivelano deludenti.
Non vi sto dicendo di non andarci, solo di non avere troppe aspettative troppo alte. Ho letto male un'altra volta, chiedo scusa, è tardi adesso, eh? È di vitale importanza che viaggiate con le vostre gambe e osserviate con i vostri occhi. Anche fare esperienza della delusione può esservi utile, lasciatevi ingannare. Bene, la lezione di oggi finisce qui, grazie a tutti. Quindi ricordiamoci, la mano della Sierra Napada sono tre cosi, però è una mano, come se fossero tre artigli di un Pokémon. Bene. Allora, ultima lezione di educazione artistica, sono completamente fuso. Avrei potuto dividere questo video in due parti, vero? Sono ancora in tempo per farlo, ma... No, vi ho promesso un solo video e facciamo solo un video. Fine. Ultima lezione. Bentrovati a tutti. Ah, come vola il tempo. Ebbene sì, siamo purtroppo arrivati all'ultima lezione del corso. L'argomento di oggi potrebbe allontanarsi un po' dall'educazione artistica. D'altronde, nell'arte non esistono prescrizioni. Quindi mi permetterò di parlarvi senza troppe remore. Remore è un'altra cosa. Vorrei che ricordaste due cose, i fiocchi e gli emblemi. Oh, è importante questo. Sia fiocchi che emblemi descrivono un Pokémon. I fiocchi sono un riconoscimento per i risultati conseguiti dal Pokémon. Si mettono a un Pokémon quando si è impegnato particolarmente e ha accumulato esperienza. Per farvi un esempio, se un Pokémon ha stretto un profondo legame con il suo allenatore, si può fregiare del fiocco amicizia. La persona che conferisce il fiocco amicizia si trova a Garrafopoli, vero? Non abbiamo parlato con lei, ma c'è. Diverso invece è il caso degli emblemi. In linea generale, i Pokémon ce li hanno già nel momento in cui li incontriamo. Esprimono le loro caratteristiche, come nel caso dell'emblema Monello o l'emblema Vitalità, ho letto male. La possibilità di incontrare un Pokémon con un emblema dipende solo dal caso. Catturare un Pokémon che ha un emblema è una vera fortuna. Il Charizard dell'evento scorso era un Pokémon con un emblema, tanto per dirlo. Ma non è tutto, un Pokémon con fiocchi o emblemi, anzi, quei Pokémon, ci danno la possibilità di fare un'altra cosa. Che so dirmi quale? Vantarci? No! Puoi vantartene senza alcun dubbio, ma possono riservare anche qualche altra soddisfazione, davvero? Quale? Dovete sapere un'altra cosa sui Pokémon che hanno fiocchi o degli emblemi. Possono essere chiamati con un nomignolo a scelta al momento di mandarli in campo. Ah, sì? Ad esempio, se avessimo un fiocco amicizia potremmo dire... Avanti, Gible fedele partner! Che brutta cosa da dire. Tra l'altro, poco fa vi ho spiegato che nella maggior parte dei casi i Pokémon hanno già gli emblemi quando li si incontra. Ma sembra che di recente alcuni di essi possono essere acquisiti con l'impegno di certi ambiti. Ah sì? Ad esempio, l'emblema gourmet, l'emblema pigliatutto o l'emblema compagno fidato. Potrebbe essere interessante fare qualche ricerca su questi emblemi basandosi sui loro nomi. Oppure no, perché non mi interessa. Ultimo esame, mamma mia, siamo qui da 1 ora e 10 e non abbiamo ancora finito. Dopo l'esame c'è da leggere il libro e poi da andare dalla professoressa Molduccia. Non si chiama Molduccia, lo so, non importa. Allora, ultimo esame, vai! Comincerà breve. Ho seri dubbi sul superare l'esame alla prima o attentarlo a nuovo, cioè... Ok, Nemi, sei pronta per educazione artistica? Io sì, pronti e via! Come si chiama il locale in cui si può cambiare il teratipo? Oro in bocca. L'opera più rappresentativa dell'artista Brassius, il Sanflora Arreso. Quante cascate ci sono tra le 10 meraviglie di Paldea? 3? Credo che siano... Oddio. Dovrebbero essere 3, in realtà, Quale città è possibile... No, ho letto bene. Quale città è possibile ammirare dal Belvedere? Ah, ok, ho capito. Non ho letto la parte dopo. Comunque è Leodapoli. Tutti gli emblemi dei Pokémon sono presenti al momento dell'incontro. E non se ne possono ottenere altri dopo. Falso, l'abbiamo appena letto. Quindi al massimo ho fatto 4 su 5. Idealmente 5 su 5. Dovrebbero comunque essere 3 cascate. Complessive. Perché ne abbiamo vista una nell'area 3 Est. Più le altre due che si vedono vicino all'Uliveto, se ho capito bene, quindi dovrebbero appunto essere 3. Non dovessero essere 3, sono 2 e quindi ho fatto 4 su 5. Ma non importa perché ho comunque superato l'esame, almeno si spera. Dai. 4, che vi ho detto? Abbiamo finito! Tonks, ti comunico con piacere che questo era il tuo ultimo esame.
Hai completato tutti i corsi. Il preside Clavel mi ha chiesto di consegnarti una cosa. Eccole le caramelle L. Ora potrai concentrarti unicamente sull'attività extracurricolare di ricerca di tesori. Ah, grazie. Grazie mille. Come vuoi seguire una lezione? Cioè? Ah, ok, no, niente. Allora, leggiamo finalmente il libro scarlatto. Non leggerò gli altri libri. A quanto pare, gli altri libri sono comunque molto importanti. Quindi li leggerò sicuramente off camera. E se sono molto istruttivi, vi dirò cosa dicono. Però sì, libro scarlatto, cominciamo. La voragine di Paldea. Foto scattata dal punto d'ingresso della squadra di osservazione. Il bel tempo ci favorì assicurandoci una partenza senza intoppi, ma le distanti profondità della voragine, dove la leggenda narra che ci sia celato un tesoro, erano nascoste alla vista da spesse nubi. Da qui ebbe inizio la nostra discesa. Pagina 2. L'avventura dell'Area Zero. All'interno della voragine di Paldea si estende la misteriosa Area Zero, un luogo con una topografia, una vegetazione e dei Pokémon mai visti prima. Mi chiedo se in questa terra inospitale per gli esseri umani si celi qualcosa che nessuno conosce. Ah, chissà, vero? Oh, ha continuato. Secondo giorno di esplorazione. Foto scattata durante... una pausa della squadra di... cos'è? Osservate gli oscuri simboli tracciati sul terreno. Potrebbero essere stati lasciati da cercatori di tesori dell'era imperiale o essere molto più antichi. Sembrano delle figure con qualche significato. Tuttavia non li riconosco. Praticamente per niente. Topografia. Nella parte interna dell'area zero, intanto bellissimo quello, la discesa è resa possibile dalla conformazione a spirale delle pareti. Eevee, non quel Pokémon, si incontrano... piante e sorgenti. Sin dai tempi antichi, questo luogo è oggetto di leggende che narrano di mitici frutti e minerali preziosi che si celerebbero nelle sue profondità, protetti da un guardiano. Spicy. Pokémon che vivono nell'area zero. Quello è un Flamigo e quello è un... Paumi? Paumo. Boh. Schizzo realizzato da un membro della squadra di osservazione. Curiosamente, le specie di Pokémon degli strati superiori non sono molto diverse da quelle che si trovano all'esterno della voragine. Dagli strati inferiori di tanto in tanto si odono dei versi mai sentiti prima. I mostri dell'Area Zero. L'Area Zero è abitata da misteriosi Pokémon. Non abbiamo già letto questo coso? Mi sembra di averlo già letto. Non dovessi averlo letto, mettete in pausa il video. Idem per questo, ce l'ha fatto vedere Pepe, se non sbaglio. Le spezie nascoste, ecco qua. Anche questo abbiamo già letto, ma nell'area zero scoprimmo delle piante straordinarie che, se mangiate, rimettevano subito in forze. Le chiamammo spezie nascoste. Le portammo non in luogo di Paldea e cercammo di coltivarle. Tuttavia, dei Pokémon divorarono le piantine, ingrandendosi al punto che li abbiamo chiamati Pokémon dominanti. La lastra misteriosa. Oh, quel simbolo! È nella copertina di Pokémon Scarlatto, no? Durante la discesa nell'area zero, abbiamo rinvenuto, sepolta nel terreno, una lastra con delle misteriose iscrizioni. È fatta di un materiale inscalfibile, un metallo speciale, impossibile da identificare con le nostre conoscenze attuali. Non si sa come o perché queste iscrizioni siano state realizzate. Altro? La leggenda del tesoro. Dopo giorni e giorni di discesa, alla fine di un cammino interminabile, raggiungemmo il punto più profondo della voragine. Lì v'era una caverna interamente ricoperta da pietre preziose che emanavano un misterioso bagliore accecante. Che sia questa luce il guardiano a difesa del tesoro? Ok, poi abbiamo immagine di un Pokémon fantastico. Ok, questa l'ho vista già e ho visto anche lo schizzo del libro violetto. Schizzo di un Pokémon fantastico, opera di un membro della squadra. I misteriosi Pokémon che abitano gli strati centrali e inferiori dell'Area Zero sono creature enormi, di una ferocia tremenda. Sulla base delle loro peculiarità, la disegnatrice ha creato un Pokémon immaginario che potrebbe vivere nell'Area Zero. Questo Pokémon sembra essere l'unione di Raikou, Entei e Suicune. Su Pokémon Violetto c'è un altro Pokémon che sembrerebbe essere l'unione di Cobalion, Terrakion e Virizion. Ma sono immaginari, o DLC, chi lo sa. Altro, un ricordo misterioso. Io, Calugaris, persi di vista il resto del gruppo nel punto più profondo dell'Area Zero e fui ritrovato privo di sensi. Al mio risveglio, mi sembrò di aver sognato di parlare con qualcuno in un luogo misterioso. Il giorno del mio ritrovamento, avevo con me degli appunti autografi qui a sinistra, di cui non ho alcun ricordo.
cosa sono, però? Un attimo. Me lo tengo per sicurezza. Ho il vago sospetto che sarà interessante come cosa. Poi, opera sotto patrocinio istituzionale. Il preside dell'Accademia insieme all'autore, Cal Lugaris. La spedizione nell'Area Zero è stata gentilmente finanziata dall'Accademia Arancia. I dati raccolti saranno condivisi con questa prestigiosa istituzione nella speranza che siano utili all'attività di ricerca e alla formazione delle future generazioni di ricercatori. Cal Lugaris suppongo sia quello a sinistra. Ci restano due entry, vediamo un po' il profilo dell'autore. Cal Lugaris, appunto, autore del libro Scarlatto, ritratto insieme al suo compagno di avventure Cyclizar, scrittore e studioso di storia naturale, ha scritto questo libro al rientro dalla spedizione, che l'ha portato a esplorare la voragine di Paldea. Cyclizar l'ha aiutato nell'impresa trasportando l'equipaggiamento. Ah, adesso resta solamente la più strana, un Pokémon a forma di disco. Oh, mamma mia. Mentre ero sul fondo della voragine, solato dal resto della squadra, mi pare di aver trovato un oggetto misterioso. Non sono nemmeno certo che fosse un vero Pokémon o un essere vivente. Aveva un guscio formato da più strati di esagoni sovrapposti e rifulveva più di una gemma. Sembrava un disco. Non so cosa voglia dire, però anche questa immagine l'ho già vista. Allora, ci siamo! Mi avete detto di parlare proprio con... Dov'è? Eccola qua, la professoressa di storia, perché ci dà indizi su cosa fare nel post-game. Nel vero post-game, non questo di adesso. Quindi, prof, mi parli. Ah, tu sei Tonks, della prima... Dal modo in cui ti comporti in classe e dalle tue risposte, sembri uno studente davvero interessante. Di un po', testolina, cosa preferisci? Le cose nuove? O le cose vecchie? Le cose vecchie? Ah, preferisci il passato? Allora è davvero una predisposizione per la mia materia. No, ho scelto Scarlatto, quindi per quello. Uno studente così promettente potrebbe fare al caso mio? No, non farci caso. Parlavo tra me e me. Sento puzza di trama secondaria. L'amicizia aumenta. Sì, però volevo sapere della storia del... del coso. Quindi parlami della favola. Parlami della favola, per favore. Forse... se torno nell'atrio... Se torno nell'atrio, magari può dirci qualcosa di interessante sulla favola. Quindi, professoressa, sono qui solo per lei. Dov'è? Dov'è? Oh, mamma mia, devo cercarla? Eccola là, perfetto. Prof, mi parli. Abbiamo già visto quel quadro da un'altra parte. Sono copie strane, allora. Oh, Tonks della prima A. Ho un... vabbè. Volevi sapere... Eccola qua, vai, continua. Hai abboccato? Che occasione perfetta. Il motivo per cui il castello fu raso al suolo dopo che il re ottenne l'antico vaso, la spada, le tavolette e i gioielli ricurvi? È che questi tesori in realtà erano dei Pokémon. I quattro Pokémon, passando di mano in mano come tesori, erano diventati un ricettacolo di cupidigia umana in mala sorte. Bastò il contatto con la brama del re perché si scatenassero, generando terribili sciagure. Per proteggere il suo paese, il re chiamò dei rinomati esperti di Pokémon che dopo un'ardua lotta riuscirono a placare le sciagure. Infine, secondo le fonti, i quattro Pokémon vennero sigillati da qualche parte a Paldea. Cosa ne pensi di questa storia? Secondo te è inventata? No, abbiamo visto le parti sigillate. Sei perspicace. Ho letto e riletto una montagna di documenti storici, resoconti di disastri, diari, e molti fatti sembrano avvalorare questa storia. Se dovessi riuscire a trovare una conferma definitiva, te lo farò sapere. Ok, abbiamo fatto o ci dici altre cose su questa roba, insomma? Perché a quanto pare dovrebbe esserci un altro dialogo che non ho ancora letto, se ho capito bene. Ok, mi sa che se lascio l'atrio e poi torno nell'atrio magari può dirci altro. Quindi a questo punto... Ehi, alla fine ho fatto davvero un'ora e mezza, vero? Sì, ecco qua, altre informazioni.
Magari potevo anche solo parlare con la prof al posto di lasciare e rientrare, ma ormai ho fatto così, quindi. Allora, è di nuovo qui, professoressa. Qualche info extra. Tonks, il momento è arrivato. I tesori e portatori di sciagura, i 4 Pokémon maledetti. Esistono davvero? È pazzesco a pensarci, ma l'ho scoperto grazie a un giornale. Un'intervista a una un carpentiere mi ha portata alla verità. A quanto pare, gli esperti di Pokémon sigillarono i tesori portatori di sciagura in alcuni santuari usando dei paletti sacri. Per ogni Pokémon un santuario e 8 paletti piantati in giro per la regione. Pare che questo basti a contenere la potenza delle sciagure. Ecco i paletti. Li abbiamo già visti, quindi, estraendo tutti i paletti, si potrebbero liberare questi 4 Pokémon noti come i tesori e portatori di sciagura! Non vorresti dare a questi Pokémon l'opportunità di uscire dall'angusto santuario che li imprigiona? Sì? Che anima generosa! Mi sarai davvero utile! Sus, secondo gli eredi esperti di Pokémon, per estrarre i paletti bisogna avere un legame con i Pokémon. Penso che tu potresti avere le capacità giuste. Sei libero di non crederci, ma ti segnerò la posizione dei santuari sulla mappa. Grazie mille, ok, ecco a che servono. Questi santuari, dai. Se potessi ci andrei io stessa, ma non posso saltare altre lezioni per partire all'avventura. Il preside si insospettirebbe troppo. In un certo senso, anche questa è una ricerca di tesori, ma portatori di sciagura. Vai a fare qualche indagine, se ti viene voglia. Ok. La prof si fida di me e suppongo che ci dirà altro se catturiamo tutti i Pokémon leggendari. Sono Pokémon leggendari, gente, che però faremo dopo il post-game. Allora, se ci ha segnato la roba, uno è qui, esatto, boom! Un santuario del legno marcito. Poi? Ecco qua. Santuario del rogo funesto. Siamo stati in questo e in quello giù, se non sbaglio. Altri? Ah, non posso. Zoom, grazie, zoom. Oh! Santuario della terra impura e l'ultimo si trova qui. Santuario del gelo lacerante. Bene. Ah, perfetto. Allora, come vi ho già detto, probabilmente off camera parlerò con gli altri professori perché molti hanno roba da dirci. Mi sa che non hanno niente di utile, ma dovessero avere qualcosa di utile per noi, beh, ve lo dirò. Oh, il preside ci vuole? Non importa adesso. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Scarlatto, mi sa che cominceremo il post-game. Vero e proprio, intendo. Andremo nell'area zero. See you next time, baby.